davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Banditi! Non lasciamoli entrare nell'edificio! Thank you.
Avete visto qualcosa? Li vediamo. Andiamo al ponte. Dei banditi entrano nelle vetrine. Potete uscire di lì. Siamo a capo. Veniamo a prendervi, restate. Vale, nascondi. Maria, merda.
tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto: dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro i tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi, ehi. Sei ferita? No! Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dopo. Certo. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte? L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Ecco. Sì. Vedi le tracce? Forza. Su, forza. Non può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così? Non così. So cosa sta succedendo. Non è andata di qui. Andiamo. Fronte di cavallo. Pelle che ti ha veduto in mente. Altre impronte. Ok, bene. Ehi, wow, 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 wow! Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi! Yeah.
Figlia di puttana! Vai a vedere voi. Merda, lui è là! Va giù! Non ce ne sono altri. Avanti, torniamo ai cavalli.
Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. La zona sembra tranquilla. Attenzione. Ellie. Ellie. Sono qua su. Gesù Cristo. Faccio la guardia. Mi sa che voi due dovete parlarvi. Quel fumetto che sta leggendo. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È bizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona. Vaffanculo. Meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy.
Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. Io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti! Non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Da qui fuori. Cerca laggiù. Dai, amico, ci sono due modi per uscirne. Ok, la casa è vuota. Torniamo ai cavalli.
Via libera. Vuoi una mano? Ce la faccio. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Big Horns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok. Tutto ok. Addio, fratellino. Forza.